Scusate ancora un'ultima cosa, perché è proprio la cosa per chiudere in bellezza, nel senso che siamo riusciti a trovare il punto dove si può chiaramente vedere come sono stati trattati in chiesa i cattolici che facevano domande alla Bonino durante il dibattito finale, come dicevi tu, Attinenti poi con domande attinenti attinenti. Ecco. al discorso, al tema.
sto avendo solo un po' addosso, chiedo scusa. Sì, però come ti dicevo prima. Bene, allora Giorgio, vuoi ancora far vedere due video e poi chiudiamo? Uno velocissimo. Un video, sì. Ecco, era la domanda che voleva fare Aletti. Vai. Che lo hanno poi contestato in chiesa, E si è parlato di accoglienza, perché con l'aborto l'uomo è eliminato, non è accolto. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, volevo dire alla signora Bonino che Oriana Fallaci dice esattamente l'opposto di quello che dice lei, perché Oriana Fallaci parla di Eurasia. Eurasia. Questo è quanto dice la Bonino. E poi vorrei anche rivolgermi a quelli della Caritas, al prete qui Don Mario Marchiori, che ha invitato la Emma Bonino, vorrei dirgli questo, che un pensiero maggioritario non cattolico prevarrà nella Chiesa, ma resterà sempre. Bene, con queste parole vogliamo concludere definitivamente questa sera. Sì. Ok, grazie a tutti. Grazie. Ciao.